Ciao, l'ho messo pure io l'inno, anche se sono in Spagna. Ci siete, arrivo, eh. Sono stonata se canto, eh. Dario. Si sente? Sono con voi in Italia. Forse mi tirano giù un secchio d'acqua. Eccomi ragazzi, ci sono. Volevo condividere insieme a tutti voi questo momento. Sapevo che alle 11 sareste stati tutti probabilmente con l'inno di Mameli e anche se sono in Spagna, in questo momento vorrei essere a casa mia, ovviamente come forse anche la maggior parte di voi, vorrei essere a casa con la mia famiglia che sicuramente mi sta guardando, anzi mia mamma starà praticando anche lei, ciao mamma. E niente, ora facciamo yoga, aspetto che magari qualche minuto vi sistemiate anche voi, io non lo so quanti di voi l'hanno fatto, ma tantissimi mi avete scritto anche nelle email che vi ho mandato con il programma che alle 11 ci sarebbe stata questa cosa e quindi non avrei mai potuto ovviamente iniziare questa cosa senza prima permettervi di farla. E preparatevi il vostro materassino, stiamo per praticare, stiamo per fare una classe di yoga e volevo prima ricordarvi un po' di cose. Guardo un attimo i commenti, ragazzi, scusate se non mi vedete. Ok. Ah, ecco, è arrivato Dario e mi ha facilitato la cosa. Ok, siamo già 600, quasi 700. Questa sarà la mia postazione. Fa un freddo assurdo oggi a Barcellona, quindi mi sono messa queste. Se almeno un po' di caldo mi tengono, visto che non è il caso di ammalarsi. E questo è il mio terrazzo, quindi sono molto fortunata, sono molto grata di avere almeno uno spazio esterno
in casa mia, se lo avete anche voi, sono sicura che lo state usando. Il sole non entra qui, ma sicuramente oggi andrò in terrazzo a prendere un po' di sole. Bene, siamo già tantissimi. Ora faccio partire la mia playlist, che condividerò anche vo con voi su Spotify, visto che ho già visto qualche domanda. Però volevo ricordarmi. Ah, ok, va bene. Mi sono segnata di dirvi alcune cose molto importanti. Allora, la prima cosa che voglio dirvi è che mi avete scritto in tantissimi. Ditemi se ci sono problemi di audio, se vedete il video che si blocca, tutte queste cose, ditemele prima di iniziare in caso, che c'è Dario qui che mi può dare una mano in caso. Ho freddissimo, non vedo l'ora di iniziare, però volevo dirvi delle cose che mi sono segnata. Si vedono i dissuadori di piccioni, ok? È il nostro corvo finto. Allora, mi state scrivendo in tanti quelli che sono stati gli effetti della meditazione, della respirazione. Se mi è successo questo va bene, se mi succede questo che cosa significa? Mi state facendo un sacco di domande. Ovviamente non è facile per me rispondere a tutti i messaggi, ve lo dico, anche perché dovrei stare tutto il giorno al telefono e anche io ho bisogno ovviamente di staccare un po'. Quello che vi succede va bene, se, come lo dicevo oggi, se vi gira la testa, se vi viene un momento di tachicardia, se vi scendono le lacrime, probabilmente non vi è mai capitato di sedervi in silenzio ascoltando quello che succede nel corpo, ascoltando le emozioni e le sensazioni. Quindi è normale che si muovono delle cose e è normale che ci sono delle reazioni, ma tutto quello che succede va bene, quindi questa cosa. Tranquilli, ci tenevo a dirvela, state tranquilli, prendete quello che succede senza farvi troppe domande, mi raccomando. E ovviamente grazie perché siete tanti e è bellissimo vedere quanto siamo uniti e quanti state partecipando e con quanto entusiasmo perché mi scrivete, mi commentate, mi taggate nelle stories, quindi grazie veramente a tutti. E vi sento, sicuramente vi sento. E grazie che vi siete svegliati in tantissimi questa mattina presto per meditare e siete rimasti fino alla fine, davvero grazie. Mi ha caricato tantissimo questo inno di Mameli, veramente. E una cosa che volevo dirvi importante è che sotto ogni video, quindi sotto il video di questa mattina, trovate le domande che vi avevo detto di scrivervi se volevate scrivere e il video che vi consiglio di guardare. Quindi andate sotto il video e lo trovate. E altro consiglio che vi do è di provare il più possibile a rimanere nell'energia del retreat. Quindi questo significa, come vi dicevo oggi, siate presenti in tutto quello che fate e anche nelle cose più semplici e più scontate, come magari ho detto oggi, bersi un caffè, bersi il tè, fare colazione, mangiare. Cercate di farvi assorbire e di assorbirvi ogni momento, tutti i momenti della giornata, anche se sono tutte uguali le giornate in questo periodo. E quindi provate a rimanere nell'energia del retreat il più possibile. E poi, non so cosa stia succedendo, però un'altra cosa che volevo dirvi è il livello di yoga. Molti di voi non hanno mai fatto yoga, molti di voi sono principianti, molti di voi non lo sono. Quello che dicevo è, cercherò sicuramente di fare una pratica che più o meno va bene per tutti. Ovviamente una pratica per super principianti non è facile da preparare. Bisogna partire veramente dai principi, dal respiro, spiegare il respiro anche per un'ora, ma quello che vi dico è respirate, provate a respirare dal naso, a continuare a respirare. Ovviamente se viene da respirare dalla bocca, non avete mai fatto yoga, fatelo, però respirate, quindi cercate di non bloccare il respiro e rispettate il corpo in tutto quello che fate. Se sentite male, se sentite dolore, vuol dire che non va bene per voi, scusate, credo che i piccioni si stanno picchiando dall'altra parte, sento un casino assurdo. E vuol dire che non va bene per voi, dicevo. E rispettate quindi ogni singolo livello, ogni singola opzione che vi do magari per le posizioni. Quindi dico opzione 1, opzione 2, opzione 3, rispettate l'opzione 1. E è arrivato un piccione a farmi compagnia. Bene, ok. Preparatevi per questa pratica, se avete il blocco potete usare il blocco e intanto è arrivato Dario a mandare via i piccioni. Ditemi come va con la musica perché io
Insegno sempre con la musica solitamente, quindi non so, magari se non mi sentite più o se non sentite la musica, potete scrivermelo poi dopo, Dario sicuramente me lo dirà. E come dicevo, l'intenzione di oggi è stare più nel corpo, stare più nel respiro piuttosto che nella mente e stare più nel sentire piuttosto che nel pensare, quindi lo faremo anche in questa pratica di yoga, cercheremo di stare il più possibile col nostro respiro e col nostro corpo e con quelle che sono le sensazioni. Nel mio metodo Body Mind Flow insisto sempre tanto, per chi pratica con me lo sa, sul sentire, sul fermarti nella posizione e sentire che cosa sta facendo la posizione, che cosa sente il corpo, dalla testa ai piedi, che cosa succede al respiro e di prestare attenzione a tutti i movimenti, a tutto quello che succede sia mentre ti muovi che mentre rimani nella posizione. Quindi è come se ti chiedessi in questo momento di usare tutti i sensi, il corpo diventa un solo orecchio e quindi c'è un profondo ascolto. Iniziamo con una tecnica di respirazione per portare un po' di energia, quindi con la respirazione del fuoco. Partiamo, se riuscite, su Sukhasana o Siddhasana. Io ho il blocco sotto, come l'avevo oggi a meditare. Invece se non riuscite, potete stare così o potete stare seduti sui talloni. L'importante è che la schiena è dritta. Iniziamo quindi con questa respirazione in cui andiamo a fare un'espirazione forzata. Il respiro è veloce. Ogni volta che espiriamo, sempre dal naso, spingiamo l'ombelico dentro, verso la colonna. Quindi facciamo proprio questa cosa qua, spingendo dentro l'ombelico. Il ritmo è abbastanza veloce. Anche qui, se gira la testa, non vi spaventate. È energia che si muove nel corpo, è ossigeno, quindi non c'è problema. Se volete fermarvi prima, vi fermate. Ora ne facciamo 30, quindi facciamo due respiri profondi normali. Inspira dal naso, espira. Un altro, inspira dal naso, espira. E ora iniziamo la respirazione Kapalabhati, quindi inspira dal naso e iniziamo veloci. Spingi dentro l'ombelico ogni espirazione. 10. Inspira sempre un pochino prima di espirare. Respira normale. Lo facciamo un'altra volta. Ricordati sempre di inspirare un pochino prima di espirare. Inspira, espira. E inspira, iniziamo. Comincia, espira. Occhi chiusi, respiro normale, schiena dritta, senti che c'è più energia, più fuoco nel corpo. Se gira la testa è normale, continua a respirare. Lo facciamo un'ultima volta a un ritmo più veloce. E inspira, espira. Fuori tutta l'aria. Respiro normale. Rimani col tuo respiro, ad occhi chiusi, con le sensazioni. Da questa posizione andiamo quadrupedia. Quindi mani e spalle sono sulla stessa linea, ginocchia e fianchi sulla stessa linea. Allarga bene le dita delle mani, quindi le mani toccano, abbracciano la terra. Ed è un abbraccio reciproco. Ok, quindi senti più energia nel corpo, più ossigeno, più fuoco, come dicevo. Dopo questa respirazione, sfogati
spingi indietro le spalle e trova la respirazione Ujjayi. Se non conosci Ujjayi Pranayama, respira dal naso. Emettiamo il suono sordo del respiro. La gola è semichiusa, iniziamo a muovere il corpo, Mukha Gatto. Inspira in Narka. Apri il petto, testa su, spingi indietro le spalle, braccia morbide, il corpo è morbido, non è mai rigido. Espira, curva la colonna, spingi dentro l'ombelico, guarda l'ombelico. E inspira, apri, Mukha. Apri bene il petto, il cuore va verso l'alto. Espira, curva. Inspira. Senti il corpo muoversi col respiro, la colonna muoversi col respiro. Espira. Mantieni il contatto delle mani sulla terra, allarga le dita, continua a muovere la colonna, vai al tuo ritmo. Se non hai la stessa lunghezza del mio respiro, magari l'hai più lungo o più corto, ma col ritmo del respiro muovi la colonna, chiudi gli occhi, prova a rimanere nelle sensazioni. E rimani nella Mukha, apri il petto più che puoi, spingi indietro le spalle, il coccige verso l'alto. Respira qui. Stai col respiro, se vuoi intensificare, vieni sulle punte delle dita, cercando di non collassare sulle mani. Respira, spingi indietro le spalle, apri. E curva la colonna dentro l'ombelico. Curva più che puoi, guarda l'ombelico, respira. E torna. Siediti sui talloni, allarga leggermente le ginocchia per fare spazio al petto. Cammina avanti con le mani, poggia la fronte. Respira. Allarga le dita delle mani, abbraccia la terra. Inspira, quando espiri curva la colonna, curva, 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 curva finché non vieni a pancia in giù, piega i gomiti cobra e poggia il mento a terra. Poggia bene le mani sotto le spalle, ruota le spalle indietro, apri il petto, inspira, espira, sali, mini cobra. Attiva il corpo fino alle punte dei piedi, scendi. Poggia il mento, di nuovo ruota le spalle indietro, apri il petto, gomiti vicino al corpo, sali, espira e torna, inspira, ruota le spalle indietro, espira, sali, inspira, espira. Allarga le punte dei piedi come il materassino, poggia le mani un pochino più avanti e sali. Prova a stendere le braccia finché riesci. Ti fermi al tuo limite. Spingi indietro le spalle, apri il petto. Spingi coi piedi. Non perdere il contatto dei piedi, delle mani. Respira, allungati e apriti. Non perdere il respiro. E scendi e espira. Piedi uniti, mani sotto le spalle, sali cane a testa in su, Urdhva Mukha, spingi con le spalle indietro, apri il petto, se questo è troppo, piega i gomiti. E torna a quadrupedia, punta i piedi, inizia a stendere le gambe per venire cane a testa in giù, lento. Ok, ora i fianchi spingono verso l'alto, il petto spinge verso le ginocchia. Se i talloni non toccano il pavimento non fa niente, se le gambe non sono tese va bene. Piega le ginocchia, l'importante è che la schiena è dritta e non è curva in avanti. Quindi schiena dritta, i fianchi spingono verso l'alto, se riesci avvicini
i talloni al pavimento e iniziamo a simulare una camminata sul posto. Piega prima un ginocchio e poi l'altro. Stendi prima una gamba e poi l'altra. Guardi i piedi e guardi le mani. Se le dita sono allargate, se tutto il palmo è appoggiato. Respira. Puoi muovere la testa da una parte all'altra. Il cane a testa in giù, un po' come aprire le finestre del corpo per far prendere un po' di aria. All'inizio è faticosa, poi diventa una posizione molto piacevole. E piega le ginocchia, spingi il petto alle ginocchia, inspira. E quando espiri, stendi le gambe e i fianchi verso l'alto. Talloni vicino al pavimento o appoggiati. Piega, inspira. Espira, stendi. Piega, inspira. Espira, stendi. E piega, inspira. E stendi, espira. Facciamo un'espirazione dalla bocca per lasciare andare. Inspira, espira fuori. Iniziamo a simulare una camminata lenta. Immagina di voler lasciare le impronte del piede sul materassino. Un piede alla volta, andiamo avanti. Se hai bisogno anche ginocchia piegate, puoi camminare. Le gambe non sono tese, lento, un passo alla volta. Andiamo Uttanasana, quindi una flessione in avanti. Se hai bisogno pieghi le ginocchia, sarebbe perfetto se hai i palmi appoggiati. Se non riesci, se questa è la tua posizione, rimani al tuo limite, ma rilassa la testa. Un'espirazione per lasciare andare ancora. Inspira e fuori dalla bocca, espira. Porta le mani sui fianchi, inspira, espira, prova a salire con la schiena dritta, sali dal petto, sale la testa, il petto e vieni Tadasana, nella montagna. Le braccia lungo il corpo, radica bene i piedi, allunga la colonna, apri il cuore, inspira e espira. Palmi uniti davanti al cuore, occhi chiusi. La tua intenzione è stare nel corpo e nel respiro, stare nelle sensazioni e non nei pensieri per tutta la pratica, per tutta la giornata, se riesci. Senti il respiro nel petto e accendi un sorriso sul viso, prepari il corpo a muoversi. Ad onorare questa nuova giornata, anche se a casa. E apri, inspira, costruiamo il saluto al sole, bello grande, palmi uniti sopra la testa. Espira, apri ancora più grande, prendi spazio e scendi schiena dritta, Uttanasana. Piega le ginocchia se non riesci a far toccare le mani. Estendi la colonna, inspira, guarda avanti, schiena dritta. Se vuoi, scivoli con le mani fino alle ginocchia. Spingi indietro le spalle oppure se riesci le dita rimangono a terra e rilassa Uttanasana. Sali con la schiena dritta, sali con il petto, apri le braccia, inspira, palmi uniti sopra la testa e torna al cuore, espira. Di nuovo un altro metà saluto al sole, inspira, bello grande, guarda le mani se riesci e quando espiri scendi schiena dritta Uttanasana. Stendi la colonna, inspira, mani qui sulle ginocchia o dita a terra e rilassa, espira, Uttanasana. Sali con il petto, il cuore verso il cielo, apri le braccia, guarda le mani, palmi uniti sopra la testa, inspira. E scendi al cuore, espira. Inspira di nuovo, palmi uniti sopra la testa, espira, apri, lento.
ti godi il viaggio, la discesa e mani a terra. Stendi la colonna, inspira, guarda avanti, schiena dritta e rilassa, espira. Piede destro, un grande passo indietro. Rimani qui, guarda avanti, apri il petto, inspira, spingi indietro le spalle e espira. Tieni la gamba destra tesa, sale e torna il piede destro a incontrare il sinistro. Stendi, inspira, Ardha Uttanasana, rilassa Uttanasana. E sali. Inspira, palmi uniti sopra la testa. Espira, torna al cuore. Apri le braccia, inspira. Espira, prendi spazio, più spazio che puoi. E Uttanasana, mani a terra. Ardha Uttanasana, inspira. Stendi, apri il cuore, espira, rilassa. Piede sinistro, un passo indietro, grande. E rimani qui. Guarda avanti, gamba destra tesa, radicata, mani a terra, inspira, espira. Stendi la gamba sinistra mentre sale e il piede sinistro torna a incontrare il piede destro. Ardha Uttanasana, inspira, espira e sali. Parte dal cuore, dal petto, inspira, palmi uniti sopra la testa e scendi al cuore. Saluto a completo, andiamo a completarlo, quindi apri, inspira. Espira, prendi spazio, schiena dritta, petto aperto e scendi, Uttanasana. Stendi, inspira. Espira, rilassa. Uttanasana. Poggia bene i palmi, piega le ginocchia, piede destro, un passo indietro. Piede sinistro anche, rimani plank, alto, stringi i glutei, addome attivo, non collassare qui. Se è troppo per te, poggia subito direttamente le ginocchia a terra. Inspira. Quando espiri, scendi, piegamento chaturanga. Ripeto, ginocchia a terra è perfetto. Con controllo, scendi e coi gomiti vicino al corpo. Inspira. Espira, Urdhva Mukha. Cane a testa in su. Se è troppo, cobra. Apri il petto e guarda dietro il piede destro. E torna al centro. Non collassare qui, ma apri e allunga. Guarda il piede sinistro e torna. Punta i piedi, inspira. Espira, cane a testa in giù. Lento, vieni qui e rimani tre respiri. Spingi le spalle lontane dalle orecchie. Guarda l'ombelico, se hai bisogno, ginocchia piegate. Spingi i fianchi verso l'alto. Prova a memorizzare l'allineamento, ricorda le mani radicate, abbracciano la terra. Piega le ginocchia, guarda le mani, camminando o prima un piede poi l'altro, o salti, torni Uttanasana, stendi, inspira, Ardha Uttanasana, espira, rilassa. E sali, inspira con il petto aperto, apri le braccia, palmi uniti sopra la testa. E scendi al cuore. Un pochino più rapido, inspira, ti muovi col respiro e scendi, espira. Stendi la colonna, inspira, espira, rilassa. Piega le ginocchia, petto alle ginocchia, prima un piede poi l'altro, o con un salto plank e chaturanga. Inspira, cane a testa in su, punta i piedi. Espira, cane a testa in giù. Piega le ginocchia, guarda le mani, prima un piede poi l'altro o con un salto, torni Uttanasana. Stendi Ardha Uttanasana, rilassa Uttanasana, risali. Prendi spazio, fluido, lento. Inspira, palmi uniti, guarda le mani e scendi al cuore. Fermi un attimo, se hai perso il respiro lo ritrovi.
sei iniziato a pensare, torni a sentire. Vieni con i piedi uniti, andiamo a vedere il saluto al sole B. Immagina di avere una sedia dietro, ti siedi e allunghi le braccia verso l'alto. Inspira. Quando espiri, apri, scendi con il petto. Uttanasana, ci siamo già stati. Stendi, Ardha Uttanasana. E piega le ginocchia. Prima un piede e poi l'altro con un salto. Vieni plank oppure ginocchia a terra. Ricordati le opzioni e di rispettare il corpo. Inspira, espira, scendi. Chaturanga, piegamento, gomiti vicino al corpo con controllo. Cane a testa in su, inspira. Adho Mukha, punta i piedi. Cane a testa in giù, espira. Ora si apre il piede sinistro lateralmente, non troppo. Ben radicato, viene avanti il piede destro. Mi raccomando, non più indietro del ginocchio. Cammina bene avanti con il piede destro. Piega il ginocchio destro. Guerriero 1. Spingi avanti il fianco sinistro. Palmi uniti sopra la testa. Radica bene mentre ti allunghi. Piega il ginocchio destro. Se riesci, guardi le mani sopra la testa, le braccia che si allungano. Inspira. Espira. E apri. Poggia le mani a terra. Torna plank. Oppure poggi le ginocchia a terra in plank. Scendi chaturanga. Piegamento. Cane a testa in su. Punta i piedi. Cane a testa in giù. Apri il piede destro lateralmente. E viene avanti il piede sinistro. Se hai bisogno, ti aiuti con la mano. E ricordati caviglia e ginocchio sulla stessa linea. Non questo. Questo ti fa male al ginocchio. Ok. Sali. Guerriero 1. Quindi il piede dietro aperto. Spingi avanti il fianco destro. I due fianchi sono paralleli alla parete avanti a te. Allunga le braccia verso l'alto. Piega bene il ginocchio sinistro. Guarda le mani, se riesci. Respira. E c'è questa posizione di radicamento e allungamento. E inspira. Espira. Poggia le mani. Plank. Inspira. Espira. Chaturanga. Cane a testa in su. Inspira. Punta i piedi. Cane a testa in giù. Espira. Tre respiri. Ricordati l'allineamento. Ricordati le mani, ricordati i piedi. Stai col respiro. Piega le ginocchia, guarda le mani, torna prima un piede poi l'altro o con un salto. Uttanasana, piedi uniti, stendi la colonna, inspira, rilassa, espira. Piega le ginocchia, siediti, una sedia immaginaria dietro di te, allunga le braccia verso l'alto, palmi uniti, inspira, espira, sali, stendi le gambe, scendi palmi uniti al cuore. Di nuovo, se hai perso il respiro, lo trovi. Chiudi gli occhi, ti fermi un istante per sentire come il saluto al sole riesce ad attivare corpo e mente, a muovere un sacco di energia. Rimani con le sensazioni nel corpo. Senti il battito del cuore che forse va più veloce. E col respiro lo fai piano piano tornare normale. Se fino a qui è stato faticoso, se sono le prime volte che fai yoga, sorridi alla pratica senza stress e continui ad esplorare senza stressarti, senza forzare. Se
Per caso smettete di sentire la mia voce, avvisatemi, sento gli auricolari che mi dicono che sono scarichi. Inspira, sali, allungati. Espira, scendi, avanti. Uttanasana. Stendi la colonna, Ardha Uttanasana. E vieni cane a testa in giù. Rimani cane a testa in giù. Respira. Scarichi. Ok. Appena la mia voce smette di suonare, può darsi che chiuderò il video. Li ho caricati al 100%, ma si sono già scaricati. E lo rifarò ripartire. Ma intanto ci ritroviamo nel cane a testa in giù. Ok, ora con il piede destro fai un grande passo avanti. Ricordati che la caviglia e il ginocchio sono sulla stessa linea. Poggia il ginocchio sinistro a terra, rilassa il piede sinistro, mani sul ginocchio destro. Fai radicare bene il corpo, spingi i fianchi verso il basso, con le mani allunghi il corpo invece verso l'alto, il cuore verso il cielo. Opzione 1 qui, opzione 2, le mani sono in questo modo, vanno dietro sulla zona lombare. E aiutano ad aprirsi, ad allungare. Inspira. Espira. Inspira. Espira. La mano sinistra scivola verso il ginocchio e il braccio destro va oltre la testa. Inspira. Apri il petto verso l'alto. Espira, torna. Apri le braccia. Inspira, guarda le mani e scendi al cuore, espira. Opzione 1, rimani. Opzione 2, twist. Gomito sinistro, supera il ginocchio destro. Ruota bene dietro, spingi la spalla sinistra indietro. E torna al centro, sali, allungati. Guarda le mani, il petto sale, il cuore guarda al cielo, inspira, espira, apri, poggia le mani a terra, punta il piede dietro, cane a testa in giù. E viene avanti il piede sinistro, poggia il ginocchio destro, rilassa il piede, come prima, opzione 1. Spingi con le mani sopra il ginocchio, rilassa le spalle. Opzione 2, le mani dietro, zona lombare, spingono, aiutano il corpo, la schiena ad inarcarsi, il petto ad aprirsi. Respira. E la mano destra scivola giù fino al ginocchio, allunga il braccio sinistro, oltre la testa. Inspira. Espira, torna. E apri le braccia. Inspira, palmi uniti, guarda le mani. Espira, scendi al cuore. Opzione 1, rimani. Opzione 2, gomito destro. Supera il ginocchio sinistro. Twist. Il gomito spinge il ginocchio spinge il gomito. Due forze opposte. E torna di nuovo. Apri e palmi uniti sopra la testa. Respira. E torna. Poggia le mani a terra. Cane a testa in giù. E nel mio metodo Body Mind Flow ripeto spesso le stesse sequenze. La seconda volta siamo più attenti. La posizione è meno tesa, è più morbida, è più consapevole. Piede destro avanti. Ginocchio sinistro a terra. Inspira. Sali, allungati. Rimani, espira, mano sinistra sul ginocchio sinistro, braccio destro oltre la testa. E inspira, espira, torna al centro, palmi uniti sopra la testa, punta il piede dietro ora. Inspira, espira, palmi uniti al cuore, opzione 1, twist, opzione 2, gomito sinistro, ginocchio destro. Ginocchio a terra, opzione 1, stendi la gamba, opzione 2, spingi il coccige verso l'alto.
Respira. Torna al centro. Lunge crescente. Piega bene il ginocchio avanti. E sali, allungati. Inspira. Palmi uniti sopra la testa. Espira. Se è troppo, rimani giù. Ginocchio a terra. Inspira. Espira. Apri. Poggia le mani a terra. Vieni cane a testa in giù. Respiro profondo. Se hai perso il respiro, lo ritrovi. Piede sinistro un passo avanti. Ginocchio destro a terra. E sali. Inspira. Espira, apri. Mano destra sul ginocchio destro. Allunga il braccio sinistro oltre la testa. Inspira. Espira, torna. E inspira, palmi uniti. Espira, scendi al cuore. Opzione 1, rimani. Opzione 2, twist. E ancora qui. Opzione 1, ginocchio a terra. Opzione 2, stendi la gamba. Respira. E torna al centro. Lunge crescente o rimani ginocchio a terra. Sali, allungati. Inspira. Espira, rimani. Inspira. Espira. Poggia le mani a terra. Cane a testa in giù. Rimani cane a testa in giù. Opzione 1. O vinyasa. Opzione 2. Plank. Chaturanga. Cane a testa in su. E cane a testa in giù. Respira. Viene avanti il piede destro e saliamo direttamente lunge crescente. Inspira. E scendi al cuore. Di nuovo twist. Ripetiamo l'esercizio, questa volta con più attenzione. Respira. E torna al centro. Il piede dietro si apre lateralmente. E vieni guerriero 2. Piega il ginocchio destro. Ricordati, ginocchio e caviglia sulla stessa linea verticale. Spingi il bacino verso il basso, fai radicare il corpo. Allunga le braccia. Respira. Ruota i palmi verso l'alto. Inspira. Espira, guerriero inverso. Vieni indietro, 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 indietro. Allunga il braccio destro oltre la testa, ma piega il ginocchio avanti. Espira. Inspira. Espira. Angolo laterale. Poggi il gomito al ginocchio. Allunghi il braccio oltre la testa. Braccio sinistro oltre la testa. Se vuoi mano qui oppure a terra. Opzione 2. O sul blocco. Apri bene il petto, inspira, espira, torna al centro, vieni cane a testa in giù. Vieni avanti il piede sinistro, sali lunge, crescente, palmi uniti sopra la testa, inspira, espira, rimani qui o twist. Su, spingi il coccige verso l'alto. Torna, inspira, allunga verso l'alto, apri il piede dietro, guerriero 2, allarga bene le gambe, fai radicare il corpo, ci sono due forze opposte, radicamento sempre, allungamento verso l'alto e anche questa linea orizzontale delle braccia, morbide, non sono rigide, non siamo un soldato, morbida, e guerriero inverso. Allunga il braccio sinistro oltre la testa. Respira, piega il ginocchio avanti. Angolo laterale. Poggi il gomito, allunghi il braccio destro oltre la testa. Opzione 1, opzione 2, mano a terra. O in questo caso se lo avete anche sul blocco. Il petto sale verso l'alto. Ok.
Poggia le mani. Cane a testa in giù. Ginocchia a terra. Siediti sui talloni. Bambino in allungamento. Poggia la fronte. Cammina avanti con le mani. Mentre io controllo se mi si continua a sentire. Ok, rimani qui. Ancora un respiro profondo. E srotolando, vieni sui talloni, ginocchia unite, palmi uniti al cuore, occhi chiusi. Se le ginocchia fanno male, puoi stare qui. Di nuovo, se hai perso il respiro, lo ritrovi. Se sei più nei pensieri, torni nel sentire. Ok, andiamo quadrupedia. Cane a testa in giù. E camminiamo come prima. Vogliamo lasciare le impronte, un piede alla volta. Andiamo Uttanasana. Allarga i piedi e facciamolo selvaggio. Wild Uttanasana. Se hai bisogno pieghi le ginocchia, afferri i gomiti, ti dondoli da un lato all'altro. Rilassa la testa tra le braccia. Respira. Stai cullando. Mentre respiri. E rilassa le braccia, piedi più vicini e piega le ginocchia, srotolando una vertebra alla volta, vieni in piedi. Ok, palmi uniti davanti al cuore, andiamo nell'albero, puoi decidere opzione 1, il tallone si poggia sulla caviglia sinistra, quindi tallone destro, oppure sul polpaccio, oppure l'ultima opzione, se hai già confidenza o se vuoi esplorare, nell'interno coscia, non sul ginocchio. Un'altra opzione può essere anche questa. Ok, quindi vi ho dato le opzioni dell'albero, palmi uniti al cuore. E lo sguardo è verso l'interno, verso l'esterno, ma non prende informazioni. Stai nel sentire. Corpo si radica, può darsi che tu debba trovare l'equilibrio, trovalo respirando. Lo trovi non solo dal piede, la gamba, ma c'è anche la retroversione del bacino. Immagina di avere una coda e la nascondi tra le gambe. Ok, allunga le braccia verso l'alto ora, inspira. Espira il ginocchio destro verso avanti e in slow motion. Facciamo un grande passo indietro, torniamo al lunge crescente, ci siamo già stati. Inspira, espira, ti apri, guerriero 2. Quindi abbiamo il piede destro dietro e il ginocchio sinistro avanti. Guerriero inverso, inspira, espira, torna, guerriero 2, torna angolo laterale, ci siamo già stati anche qui. Respira. Allunga il braccio destro verso il cielo, stendi la gamba sinistra, triangolo, mano a terra, sulla caviglia, sul polpaccio o sul ginocchio, scegli la tua opzione o sul blocco. Spingi indietro il fianco destro e avanti il sinistro. Mento alla spalla, guarda la mano. Manda il respiro fino alle dita. Stai nel respiro. E allunga il braccio destro oltre la testa qui. Ok, ora puoi mettere tutte e due le mani a terra, pieghi la gamba avanti, ti dai uno slancio per venire nella mezzaluna. Quindi sale la gamba destra, apri il piede lateralmente, apri il fianco, mani a terra opzione 1, oppure sale il braccio destro e ti apri lateralmente opzione 2.
se questa è troppo per te, puoi trovare la tua opzione, stare qui, con le mani a terra e anche saltare la posizione se è troppo. Ok, mani a terra ora, la gamba destra dietro la gamba sinistra e andiamo a sederci. Quindi ci sediamo a terra, sale il braccio destro e il gomito supera il ginocchio. Twist. La schiena è dritta, la mano sinistra ti aiuta ad allungare la colonna. Apri il petto, guarda dietro. Respira, twist. Ok, torna. Quindi vieni avanti, poggia le mani qui, davanti al materassino. Torna col peso sul piede sinistro, punta il piede destro e sale la gamba sinistra verso l'alto. Siamo nel cane a testa in giù, una gamba su. Piega il ginocchio, apri il fianco lateralmente, lasci cadere il piede verso il basso. Il peso su entrambe le mani. Spingi il ginocchio verso l'alto. Respira. Ok, e torna. Ora andiamo a appoggiare il piede sinistro avanti tra le mani e avviciniamo il piede destro ed è aperto lateralmente, ma non troppo, nella piramide. Se hai bisogno, pieghi il ginocchio sinistro finché ti serve. Le mani a terra, stendi la colonna, guarda avanti, inspira, espira, avvicina la parte superiore del corpo alla gamba sinistra, risucchia l'ombelico, fai spazio, stendi, inspira, espira, rilassa. Ancora una volta, stendi, inspira, espira, rilassa. Rimani qui. Forse un po' più difficile questa posizione, un po' più nuova, un po' più antipatica. Rimani col respiro, con le sensazioni. Poggia bene le mani avanti, sale la gamba destra e il piede destro va a incontrare il sinistro. Wild Uttanasana, come prima, apri i piedi, rilassa il corpo, puoi farlo dondolare da un lato all'altro. Respira, avvicina i piedi tra loro, piega le ginocchia leggermente per srotolare una vertebra dopo l'altra. Tadasana, vieni in piedi nella montagna. Un respiro profondo, il corpo si radica. Andiamo nell'albero, quindi questa volta opzione 1, tallone sinistro, caviglia destra. O polpaccio o interno coscia, palmi uniti davanti al cuore. Trova la concentrazione, il focus. Inspira, allungati e viene avanti il ginocchio sinistro e un grande passo indietro in slow motion, lunge crescente. Siamo già stati, inspira, espira, si apre il piede dietro, guerriero 2, piega bene, rimani. Rimani nella posizione, se riesci chiudi gli occhi, respira, ti concentri su quello che succede dentro, non su quello che succede fuori e non come su potresti sembrare in questa posizione, se va bene, se non va bene, sia fotografabile. Stai nel sentire. Ruota i palmi verso l'alto, inspira, espira, guerriero inverso. Vieni indietro, poggi mano sinistra sul ginocchio sinistro, braccio destro oltre la testa. Inspira, espira, angolo laterale.
lunga il braccio sinistro verso il cielo, stendi la gamba destra, triangolo. Ripeto, puoi afferrare la caviglia, il polpaccio se vuoi, basta che ti apri lateralmente, spingi avanti il fianco destro e indietro il sinistro. Respira, guarda la mano. Ricorda di non dimenticarti la testa, non collassa qui, ma è attiva. Tutto il corpo è attivo. E allunga il braccio oltre la testa. Piega il ginocchio avanti, mani a terra, vieni. Mezzaluna, Ardha Chandrasana, mani a terra, qui, anche col ginocchio piegato, anche se è brutta la posizione. Se riesci, invece, provi ad aprirti lateralmente, se è nella tua pratica. Apri e respira. E poi la gamba sinistra dietro alla destra, ci sediamo, lento. Mano destra dietro appoggiata, sale il braccio sinistro e gomito. Supera il ginocchio, twist. Guarda dietro, schiena dritta, apri il petto. Respira. Ok, torna, poggi le mani avanti, vieni col peso sul piede destro, punta il piede sinistro, sale la gamba destra, lento, ricordati il viaggio, goditi il viaggio da una posizione all'altra, gamba tesa, piega il ginocchio, apri il fianco lateralmente, spingi il ginocchio verso l'alto, lascia cadere il piede giù e il peso sulle mani, su entrambe, distribuisci bene il peso. Le mani abbracciano la terra, non dimenticarti le mani. Slow motion, il piede destro fa un passo avanti e viene tra le mani. Ok, andiamo nella piramide, quindi vieni avanti col piede sinistro, si apre lateralmente ma non troppo, non come guerriero 2, quindi non qui, ma qui. Spingi avanti il fianco sinistro, stendi la colonna, inspira e rilassa, espira, vicina la fronte al ginocchio. Ancora due, stendi, inspira. E col respiro vai più in profondità nella posizione. E stendi, inspira. E espira. Rimani. Spingi avanti il fianco sinistro, va bene se la gamba destra è piegata, respira. Ok, e da qui poggia le mani, vieni cane a testa in giù, rimani cane a testa in giù, oppure se vuoi vinyasa, plank, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù. Andiamo a fare dei movimenti con la colonna, curva e vieni. Cane a testa in giù, quindi come se fossi un'onda, bello fluido. Rolling dog, quindi fai srotolare la colonna ed è molto freestyle, quindi non c'è una vera regola per fare la posizione, ma ti muovi come un'onda, la colonna si muove, curva, estendi, curva, estendi. Ancora un paio di volte. Non c'è un modo giusto o sbagliato di farlo. Fidati del corpo, lasciati muovere, non far decidere alla testa cosa fare. Ok, e cane a testa in giù. Guarda le mani. Ora, con un salto, prima un piede e poi l'altro, andiamo con i piedi all'esterno delle mani in Malasana, uno squat basso. Quindi scendi col bacino verso il basso, coi gomiti spingi le ginocchia verso l'esterno, apri i palmi avanti. La schiena è dritta e palmi uniti al cuore.
col respiro e nel respiro ti puoi dondolare da un lato all'altro. Crei instabilità nella stabilità. La colonna si allunga e il petto si apre. E allunga le braccia in avanti, curva la colonna. Andiamo a sederci sul materassino. Abbraccia le ginocchia, vieni schiena a terra. Porta le ginocchia al petto e ti dondoli da un lato all'altro per massaggiare la colonna. Abbassa il mento per allungare anche la zona della cervicale. Estendi le gambe verso l'alto, piedi a martello, poggi bene le braccia a terra e i palmi a terra, pilastro. Opzione 1, vieni nella verticale sulle spalle. Opzione 2, nella candela. Con le mani tieni il bacino, con le punte dei piedi spingi verso il cielo. Provi a formare una linea verticale dal petto ai piedi. Lascia scorrere il sangue e l'energia dai piedi alla testa. Rimani tutto il corpo attivo e respiri. Manda il respiro fino ai piedi. E lentamente, se riesci, se sei qui, vieni nell'aratro, all'asana. Quindi i piedi vogliono andare a appoggiarsi sul pavimento dietro di te, se riesci, o rimani al tuo limite. Con le mani ti puoi sempre supportare e stare qui. Puoi stare qui, puoi stare qui. Trova la tua opzione. Se vuoi, puoi rilassare le braccia sul materassino. Respira. Stai nel sentire. Stimola il chakra della gola, la posizione. Non bloccare il respiro. E lentamente le gambe passano vicino al corpo. Con controllo seguiamo le gambe che lentamente salgono e vanno Navasana nella barca. Schiena dritta, petto aperto. Ginocchia piegate oppure stendi le gambe. Apri le braccia. Respira. Non sei qui, ma schiena dritta. Inspira, espira, appoggia i piedi a terra e vieni seduto sul pavimento con la schiena dritta, appoggia le mani qui davanti, all'altezza delle ginocchia. Ovviamente se fai fatica, piega tranquillamente le ginocchia. L'importante è che la schiena è dritta. Inspira, schiena dritta. Espira, fai un passo avanti con le mani. Inspira, petto aperto, schiena dritta. Espira, fai un passo avanti con le mani. Ripeto, puoi piegare le ginocchia. Inspira. Espira, un passo avanti. Se sei arrivato all'altezza dei piedi, puoi afferrarli dall'esterno. Spingi con le mani i piedi verso di te. Prova a allargare le dita dei piedi. A spingere i gomiti verso il pavimento, il petto verso le ginocchia. Respira. E la mano destra afferra il piede sinistro dall'esterno e sali. Il braccio sinistro va indietro, guarda la mano. Apri il petto. E torna. Cambio, mano sinistra afferra il piede destro dall'esterno e sali, braccio destro va indietro, guarda la mano, schiena dritta, apri il petto. Ancora una volta, torna, mano destra, piede sinistro, apri, guarda la mano sinistra, respira. E cambio, mano sinistra, piede destro, apri. Segui il movimento. E torna. Sali srotolando,
Poggi le mani sotto le spalle, inspira, espira, le dita guardano avanti, sale il bacino verso l'alto, spalle, mani in linea, attiva i glutei, opzione 1 oppure opzione 2, pieghi le ginocchia, fai un tavolo, se sei qui, spingi verso l'alto, guardi l'ombelico, se hai male al collo o lasci cadere la testa indietro, se non è troppo. Sale il petto, salgono i fianchi verso l'alto, ancora un respiro e torna. Schiena a terra, piega le ginocchia, appoggia i piedi a terra, aperti quanto i fianchi, avvicina i piedi ai glutei, braccia giù, appoggiate anche le mani, poggia bene le spalle, inspira. Quando espiri, sale il bacino verso l'alto, sali più che puoi e sotto le mani, con le dita incrociate, spingono verso il basso, crei questa energia opposta. Le braccia spingi verso il basso, col bacino verso l'alto. Respira. Ancora, inspira. Espira. Torna. Poggia bene la colonna. Ora metti la caviglia destra davanti al ginocchio sinistro. Spingi con il ginocchio destro in avanti. Opzione 1, rimani qua. Opzione 2, vai a frenare il ginocchio sinistro da sotto. Il ginocchio sinistro vuole venire verso il petto, ma resisti alla tendenza del ginocchio destro a collassare in avanti, ma spinge verso l'esterno. Attiva il piede sinistro. Rimani qui. Respira. Stendi la gamba sinistra, piede a martello. Rilassa le spalle. Respira. Apri le braccia. Incroci bene la gamba destra sopra la sinistra. E le gambe scendono a sinistra. La testa guarda a destra. Spalle bene a terra, guarda la mano destra, con la mano sinistra puoi spingere il ginocchio verso il basso. Respira. Stai nel respiro. Senti il respiro nella pancia, nel petto. E torna. Poggia bene i piedi. Caviglia destra, sinistra, sopra il ginocchio destro. Spingi il ginocchio destro avanti. Opzione 1, rimani qui, braccia a terra. Opzione 2, afferri il ginocchio destro da sotto. Ginocchio destro verso il petto, ginocchio sinistro, spingi avanti. Se la testa è qui, rigida col mento verso l'alto, abbassa il mento. Rilassa le spalle, stai nel respiro. Ovviamente continui ad andare più in profondità nella posizione. Senza arrivare al limite, senza arrivare al dolore, avvicini il ginocchio destro al petto, il ginocchio sinistro spinge nella direzione opposta. E se vuoi lo puoi fare con la gamba tesa, gamba destra tesa. Senti la colonna appoggiata, i piedi sono attivi. Allarga le braccia, palmi verso l'alto, incrocia. Le gambe, gamba sinistra sopra la destra, poggia il piede destro e le gambe scendono a destra, la testa guarda a sinistra, con la mano destra puoi spingere il ginocchio sinistro, aiutarlo a scendere, aumentare questo twist della colonna, spalle a terra, radicate, chiudi gli occhi, stai nel respiro.
Senti il respiro nella pancia e nel petto. E torna. Afferri il ginocchio sinistro per salire. Piante dei piedi unite, con le mani afferri i piedi, spingi le ginocchia verso il basso e la colonna si allunga verso l'alto, o va bene anche se le ginocchia sono qui. Mentre spingi le ginocchia verso il basso, la colonna si allunga. Poi vai coi gomiti a spingere i polpacci verso le ginocchia, verso il basso e puoi portare la fronte quasi fino ai piedi. Respira. E torna. Apri le gambe. Allarga, se hai bisogno ginocchia piegate ovviamente. Poggia le mani avanti qui e la schiena è dritta, attiva i piedi. Un passo avanti con le mani. Ruota il palmo sinistro verso l'alto e il braccio destro supera la testa lateralmente e va verso il piede sinistro. Non ci chiudiamo verso il basso, ma il petto rimane aperto verso l'alto. Il respiro parte dal fianco destro fino al braccio, fino alla mano. Inspira, espira, provi ad allungare un po' di più, ma morbido, il corpo è morbido, non è rigido. Chiudi gli occhi, torna. Palmo destro verso il basso, se riesci, gomito a terra o rimani qui e allunghi il braccio sinistro oltre la testa. Ruota il petto verso l'alto. Spingi con le gambe verso il basso, se sono tese o altrimenti rimani ginocchia piegate. Inspira, espira un pochino più in profondità. Inspira, espira, torna. Piedi uniti, afferri le ginocchia e vieni schiena a terra. Andiamo happy baby oppure con le abbracci le ginocchia, quindi questo o afferri i piedi dall'esterno e ti dondoli da un lato all'altro. Prova ad avere tutta la schiena appoggiata a terra. Mentre ti dondoli da un lato all'altro. Ok, poggi i piedi e scuoti le gambe qualche secondo prima di preparare il corpo alla posizione finale, Shavasana. Stendi prima una gamba e poi l'altra. Rilassi le gambe e le braccia lungo il corpo con i palmi verso l'alto. E chiudi gli occhi. Rimani col respiro. Andiamo a fare dei respiri profondi prima di rilassare completamente corpo e mente nella posizione. Inspira. E fuori dalla bocca. Espira. Inspira e fuori, espira. Ancora una volta, inspira e fuori, lascia andare, espira. Occhi chiusi.
Non c'è controllo. Non c'è bisogno di prendere informazioni. Puoi chiudere gli occhi e provare a sperimentare immobilità nel corpo, nella mente. Mentre lasci fluire il respiro, entrare e uscire dal naso, rilassi completamente e profondamente corpo e mente. Mentre ti lasci cullare dal respiro, puoi abbandonare, puoi lasciare andare. Permetti a corpo e mente di registrare tutte le informazioni della pratica mentre si rilassano. Ti regali ancora qualche istante di rilassamento profondo. E lentamente inizi a muovere le dita delle mani e dei piedi. Ti prepari a uscire dalla posizione e ti prendi il tuo tempo per uscire dalla posizione. Pieghi le ginocchia e vieni in posizione fetale, vieni su un fianco. Sempre con i tuoi tempi. Ti Sempre con i tuoi tempi vieni nella posizione con cui abbiamo cominciato la pratica. Quindi seduto, gambe incrociate, con la schiena dritta. Occhi chiusi, sei ancora immerso nella pratica e nel sentire. Il momento più importante della pratica in cui ti fermi, consapevole, connesso, a sentire che cosa è cambiato, quali sono le sensazioni, com'è il respiro. E porti i palmi uniti davanti al cuore, provando gratitudine per corpo e mente, per averti supportato nella pratica. E gratitudine per aver praticato insieme a centinaia di persone, insieme, anche se lontane,
ma vicine e unite dallo stesso scopo? E provi a estendere poi la pratica e scrivere quali sono le sensazioni, com'è andata la pratica, e a scrivere qualcosa per cui sei grato in questa giornata, in questo momento. Lentamente apri gli occhi e torni all'ambiente che ti circonda. E inspira, sali, allungati. E espira, scendi avanti. Namaste. Grazie per aver praticato insieme a me, spero che mi sentiate ancora, che il microfono abbia funzionato, non so se mi vedete. E vi ricordo che ci vediamo questo pomeriggio insieme a Giusy Valentini, non Costantini, ho sbagliato a scriverlo nell'email, e parleremo di autostima. E vi ricordo che salvo la pratica e sotto la pratica scrivo quelle che sono le domande, se volete scrivere. E niente, spero che sia andato bene, spero che il microfono abbia funzionato, che sia andato tutto bene, è la prima volta che lo faccio. E niente, sono un po' sconvolta, vedo che sono molto spettinata, ma chi mi conosce lo sa che sono così. E grazie di nuovo a tutti, un bacione, grazie per aver praticato, fatemi sapere, non aspettatevi una risposta subito se mi scrivete in tanti, che cerco di rispondere a tutti piano piano. Quindi namaste a tutti. Ci vediamo più tardi. Ciao ciao!